Però, ma se tutto funziona bene, perché il versetto 9 del capitolo 18 dice che una notte il Signore apparve in sogno a Paolo e gli disse non aver paura? Non aver paura lo si dice a uno quando va avanti tranquillo e sereno, senza problemi, o quando i problemi e le difficoltà rischiano di soffocarlo? No, perché il racconto, tutto sommato, sì, lui dice, io mi rivolgerò ai pagani, ma questo è quello che succede sempre, però tutto sommato, siccome c'è qualcuno che ascolta, nasce una piccola comunità cristiana, sembrerebbe di dire, le cose vanno bene per Paolo. Perché Dio gli appare di notte e comincia dicendo non aver paura? Per fargli fare di più? Per farlo diventare uno stacanovista ancora di più? O perché rischia di. Sì, però lui si sente davvero tranquillo e sicuro? No. Percepisce che la realtà non solo è troppo grande, è troppo malmessa, è troppo scassata sul piano umano, anche sul piano umano proprio. E qui c'è una delle chicche della Bibbia che tutte le volte che la trovo dice per fortuna che capo questo qui. È Dio che parla, continua a predicare e non tacere, dice, perché io sono con te. Non mi vedi, non mi tocchi, non mi percepisci, promesso che. E nessuno potrà farti del male, quindi potranno anche bastonarti, ma è colpa mia. Male nel senso di distruggere la tua vita. Anzi, molti abitanti di questa città appartengono già al mio popolo. Se lo dicesse di una realtà umana decente, insomma, non conoscono lui, non conoscono Cristo, vivono solo dei loro affari, dei loro interessi, dei loro intrighi, delle loro menzogne, della loro avidità. È una realtà dove l'Italia farebbe bella figura, messa a confronto. Faccio meno onesta fede? Ecco, allora, come fa Dio a dire in questa realtà c'è tutto un popolo che già mi appartiene? Non solo, è realizzato. La sua capacità di entrare nelle coscienze e pian piano spingerle ad accoglierlo, anche in modo inconscio, perché tutta gente che non sa neanche che esiste, lui perciò mi fa a dire mi appartengono. Però è reale. Tu non li vedi, questa realtà non la vedi, lui che agisce non lo vedi, però lui dice anche, lui su lei, sto portando a casa il risultato anche della tua presenza, che può dipendere dalla tua presenza, indipendente da quello, ma comunque non ti trovi in un territorio, in una landa desolata che io ho abbandonato e della quale non mi interesso. Io lì ho già un mio popolo. Vi ricordate chi era quel profeta che si credeva l'ultimo rimasto, che pensava a Dio e a quale Dio dice, guarda che ci sono 7.000 israeliti che non hanno piegato le loro ginocchia ai Baal, cioè un intero popolo che mi riconosce, da semia da sul bello. Chi era quel profeta lì? Facciamo gli esami una volta o l'altra. Chi era quel profeta lì? Brava, Elia? Elia? Il grande profeta che poco prima di essere rapito, perché non muore Elia, prima di essere rapito in cielo, poco prima deve accettare di riconoscere che ha sbagliato tutto nella vita. Ha sbagliato a concepire Dio, ha sbagliato a pensare a se stesso, ha sbagliato a valutare la sua opera, ha sbagliato a giudicare il popolo. Tutto. Vi ricordate queste cose o mica tanto? Chi c'era almeno? E chi è quello che ha fatto uccidere tutti quei. Sì. Non è bello. Sì, ma lui di trionfo quel Gait fuori, e d'altra parte sapevano che era questione di vita e di morte quella, eh? I sacerdoti di Baal e di Asera, i profeti di Baal, sapevano che in base alla divinità che sceglievano o azzeccavano la vita o la perdevano, o mangiavano tutti i giorni o ci lasciavano la pelle. Hanno perso la scommessa. E beh,
È parola di Dio, è quello il bello.